Quest'idea mi è venuta perché questo periodo ultimamente è un po' morto, quindi di conseguenza ho deciso di stilare una classifica dei mazzi più odiati da community. Però ovviamente io non sono la voce di tutta della community Yu-Gi-Oh! Internazionale, non so quali sono i mazzi più odiati. Quindi di conseguenza ho fatto una bella cosa, ho la community di GT, bene, facciamo i 10 mazzi più odiati dalla community di GT. Ciao a tutti ragazzi, io sono Vergenz Gaming Tonight e benvenuti in questo nuovo video. Prima di incominciare con la lista dei 10 mazzi più odiati della community di GT, vi chiedo, perché questi mazzi sono stati votati nel gruppo ufficiale Telegram che trovate qua sotto, insieme al tasto iscriviti, cioè sotto al tasto iscriviti c'è la descrizione, là trovate il link per il gruppo Telegram. Dato che comunque era un'idea che è partita lì, però voglio mettere dentro più gente possibile. Se non mi avete ancora votato, perché è partita già la votazione per i mazzi più amati, se non avete già votato i vostri massimo 5 mazzi più amati, scrivetemi qua sotto i vostri massimo 5 mazzi più amati. Potete dirmene uno come potete dirmene 5. Poi uscirà la lista dei mazzi, dei 5 mazzi più amati. E ditemi anche se volete la classifica delle 10 carte più odiate, lì è molto più difficile come cosa, e delle 10 carte più amate dalla community GT. Vi metterò il sondaggio qua sopra, rispondete al sondaggio se volete questo tipo di classifica delle carte più amate e delle carte più odiate. In ogni caso, ragazzi, io direi di incominciare, devo dire che è un pochetto. Era prevedibile, mettiamola così, questa classifica. Dove al decimo posto ci stanno i mazzi pendolo. Mazzi pendolo sono la causa dell'abbandono del gioco per diversa gente. Tutti hanno odiato i pendoli. Adesso un po' la situazione si è stabilizzata, ci sono alcuni che li giocano dicendo mio Dio sono bellissimi, altri che dicono non fanno niente di che, da quando hanno bannato Electrumite fanno cagare, prima erano decenti quindi non mi interessa. E poi c'è gente che continua ad odiarli ininterrottamente dicendo mio Dio pendolo merda, schifo, orribile, la morte di Yu-Gi-Oh!, il peggior periodo di Yu-Gi-Oh!, assolutamente mio Dio che merda. Poi vabbè, lasciamo stare che questa gente molto probabilmente è la stessa che dice mio Dio i Link che merda, oh mio Dio i Synchro che merda, oh mio Dio gli Xyz che merda, hanno rovinato il gioco. Vabbè, lasciamo stare sta cosa. Però i mazzi pendolo non sono mai stati adorati, anche perché spammano tanto e quindi di conseguenza riuscire ad outare quella board per grazie soltanto alla palla di Ra è un po' meh come cosa, anche perché il testicolo di Ra mangia la normal a tutti gli effetti. Quindi, decimo posto per pendolo, devo essere sincero, mi aspettavo stesse un pochino più su. Però poi ho visto i mazzi che stavano sopra e ho detto ah, ora ho capito. C'è solo un mazzo che mi stupisce, devo essere sincero. Quindi il pendolo è più. È una meccanica di gioco che è diventato un mazzo, quindi di conseguenza. Un tipo di mazzo, quindi ci sta. Mazzi FTK. Queste due sono le uniche categorie di mazzi che mi piacciono, cioè che mi piacciono, che ammetto in questa classifica. Perché se voi mi venite a dire mazzi combo, mazzo combo può voler dire un qualsiasi mazzo combo. No, non mi votate il mazzo combo. Soltanto FTK e pendolo possono essere considerati come categoria. Cioè, in realtà, FTK, pendolo e mazzimina. Mettiamola così. In ogni caso, FTK. FTK che sono stati croce, la croce del 2018 di Yu-Gi-Oh! E inizio 2019, che nel 2019 cominciò con Rongo Minion FTK e hanno segnato anche la fine del 2019 e pseudo inizio del 2020. Perché poi c'è stato l'FTK a cavallo del 2019-2020, che era un cancro a tutti gli effetti, cioè Tempest Magician FTK. Purtroppo i giocatori frustrati da non so cosa, cioè giocatori che hanno una vita di merda, si mettono a cercare tutte ste combo del cazzo e quindi di conseguenza escono fuori questi aborti. Mazzi FTK, è giusto che siano odiati. Hanno degli estimatori, non ho idea di come possano averli, però mi piace il fatto che siano odiati da voi. Vuol dire che siete una community sana. Adesso invece cominciamo con i veri e propri archetipi. Quindi, ottavo posto per Spiral. Immagino che Spiral sia qui. Non tanto perché ha fatto
volte fa una board di Cristo, perché la fa veramente raramente quella board, perché non si deve beccare nulla per fare quella roba, bensì perché è uno dei mazzi più portati. Infatti mi aspettavo questa cosa: i mazzi più giocati, più utilizzati, stanno sul cazzo alla gente, quindi di conseguenza la gente si rompe le palle a trovare in continuazione questi mazzi, quindi Spiral è qui. Non è il mazzo più forte del formato attuale Spiral, però fa quei risultati perché è il mazzo più giocato, che è una bella differenza. Vabbè, se l'è meritato per forza di cose di stare qui, è stato T0, ma dubito che la maggior parte di voi giocasse all'epoca di Spiral T0. Anzi, ho già chiesto a molti nel gruppo, molti non giocavano, quindi di conseguenza molti non hanno visto Spiral T0, manco io in prima persona, perché io non giocavo competitivo all'epoca. Quindi di conseguenza ci sta Spiral all'ottavo posto, assolutamente. Orcust al settimo, sopra Spiral. Orcust, ecco, è più recente e quindi di conseguenza sta sopra Spiral. Mazzo odiatissimo da molti, amatissimo da pochi. È un mazzo di merda, onestamente parlando. Fa sempre la solita cosa, sempre la solita combo. Se non era la combo Mermaid, poi è diventata la combo faccio Galatea, effetto, mi setto o la ritorno al Cusestrato o la counter o la terreno se non ce l'ho già, e poi faccio Dingirsu nel turno dell'avversario, faccio cose, attivo gli effetti dentro l'avversario. Insomma, un mazzo che ha stufato veramente, un mazzo di merda. Basta dire che questo è bello, fa cagare, punto. Sesto posto, lo volevo più in alto, Subterror Guru Control. Porca troia, uno di quei mazzi che veramente io ce l'avrò qui per sempre, non me lo dimenticherò mai, non me lo dimenticherò mai sto mazzo. Faccio qualcosa, effetto scopro guru, effetto demonessa, nego, effetto colpo solenne, giudizio solenne, avvertimento solenne, compulso di... Basta, porca troia. Subterror Guru Control non è uno di quei mazzi sbagliati, è un mazzo control che gioca un minestrone di roba, infatti bricca come la merda quel mazzo. Però Dio mio, è una cosa veramente aberrante come mazzo, non se ne può più. I giocatori di Subterror Guru Control devono vergognarsi di esserlo. Quindi ci sta tranquillamente, azzeccatissimo questa posizione, secondo me doveva stare più sopra, però vabbè. Quinto posto, Sara, Salamagna. Salamagna ha avuto soltanto un problema, cioè è stato reso il mazzo più odiato dalla gente perché l'hanno giocato letteralmente tutti. Però, bellini, capite un attimo, stile Monarca, perché questo problema ce l'ha anche con Monarca. Esce uno Structure Deck che la Konami per una volta tanto decide di far diventare meta. Decide che questo Structure Deck deve essere meta. Tutti lo pigliano qui, perché è forte. Che fate? Non ve lo godete Salamagna? Ok, c'erano tantissimi Mirror Match, una quantità impressionante. La gente si trovava contro Salamagna e diceva che palle, basta, non lo voglio trovare più. Era dannatamente forte. Tuttora è anche forte. Però è anche giusto il fatto che sia esistito. A differenza di Guru Control, che è un mazzo di merda, Salamagna mi fa piacere che sia esistito. Perché è un mazzo a tutti gli effetti... Ha fatto bene, non è figo, a me non piace, ma ha fatto bene alla community, quindi ci sta. Quarto posto, Altergeist. E qui mi devo sentire, purtroppo, ahimè, tirato in ballo, perché Altergeist è uno dei miei mazzi preferiti. Cioè, non è nella top 5, vi farò un video sicuramente sulla mia top 10 dei mazzi preferiti di sempre. Non è nella top 5 al momento, anche perché non posso sfruttarlo alla massima potenza, dato che non ho l'extravagance. Però ragazzi, è un mazzo che mi piace veramente veramente tanto, e però so per quale motivo l'ho odiato. So perfettamente, avendo usato, per quale motivo l'ho odiato. Melusin cerca, picchia diretto e manda una carta sul terreno, non distrugge. Setti Quitario è un compulsory che ti può rimbalzare il tuo stesso multifaker per poi nel turno dopo evocarlo specialmente attivando una trappola. Protocollo rende innegabili gli effetti di carte Altergeist. Immunatelfo rende indistruttibili le carte Altergeist. Poi ci stanno un sacco di altre cose. Ci sta la combo di quando hai Setti Quitario sul terreno e attivi la... Il Reborn, che cazzo si chiama, porco? Manifestazione Altergeist, per esempio, effetto della manifestazione, ti rievochi multifaker, cioè targhetti multifaker per rievocarlo, catena, effetto Setti Quitario rimbalza la manifestazione in mano, multifaker si rievoca comunque e Setti Quitario nel frattempo ha rimbalzato gratis una carta. E tu ti sei ripreso un Rebornino in mano, che si giocava una copia, perché hai più copie a fabbricare, forte come cosa. Veramente veramente molto forte.
in battle si può difendere a Kankuri, che quindi sulla dichiarazione d'attacco parte, nega l'attacco e nega l'effetto di una carta sul terreno finché rimane sul terreno, una qualsiasi carta sul terreno. Ha un piccolo problema questo mazzo, che targhetta, che meno male che esiste questa limitazione, perché sennò sarebbe stato T0 e l'avrebbero distrutto. E quindi per questo motivo è un mazzo straodiato. Altergeist, purtroppo, non posso dissentire. È un mazzo che veramente è capace di dare fastidio ad un sacco di gente, quindi di conseguenza è anche normale che stia qui. Poi sono tutti incantatori, giocano con le trappole, quindi vengono da sé il Ordine Imperiale, villaggio segreto degli incantatori. Magari il villaggio attivato anche di metaverso. Terzo posto, Dino. Questa è una posizione che mi ha stupito, perché io non pensavo che così tanta gente odiasse Dino. Una cosa impressionante. Mi aspettavo di vedere Altergeist addirittura secondo, però poi ho capito per quale motivo non è arrivato secondo. Non pensavo che così tanta gente odiasse Dino. Allora, effettivamente, Dino è un mazzo molto giocato, quindi di conseguenza è facile trovare molta gente che lo odia, perché magari su un local se ne ritrova 8 di Dino. Vabbè, 8 magari è un po' tanto, però 3-4 Dino ci possono tranquillamente essere. Dino True King, Dino, insomma, tutte le build che ci sono. Dino Shaddle, adesso Shaddle, mamma mia, starà rompendo i coglioni alla gente in una maniera impressionante. Quindi è una posizione che non mi aspettavo mai nella vita, però ci sta, perché è un mazzo stupido. Dino ha Mistosauro, che rende i dinosauri immuni, ha il ciccione che copre i mostri, quindi di conseguenza se ti copre i mostri tu non puoi fare il sincro, non puoi fare il seize, non puoi fare un cazzo tranne le fusioni. Leggermente fastidioso, ma io lo trovo fastidioso principalmente per questa carta. Questa carta è sbagliata in una maniera veramente sopraffina. Mio Dio, che carta sbagliata! In ogni caso, Dino, non me l'aspettavo, ma ci sta. Sinceramente mi sarei aspettato Altergeist sopra Dino, ma vabbè. Secondo posto, tutti i mazzi basati su Mystic Mine. Principalmente però mi sono arrivati più voti per quanto riguarda Mystic Mine Barn, non Mystic Mine Exodia, non Mystic Mine Mill. Mystic Mine è una carta di merda. Io ce l'ho buttata qui da qualche parte, in uno di questi raccoglitori, forse me lo ricordo. È una carta di merda, merita di andare a zero. Fa veramente cagare, cioè è la rappresentazione più pura dell'antisportività. Ed è per questo il motivo per il quale tutti i mazzi basati su Mina vengono odiati così, perché ti costringono a mainare Ciclone Cosmico, Tifone Spaziale Mistico, Turbini Gemelli, magari anche la Ibistone Duster, la Tempesta Potente di Polvere. Cosa che non è normale, perché ne metti così tante di carte per distruggere Mina? Perché questo mazzo si difende Mina con Corruzione Oscura, Giudizio Solenne. È assurda come cosa. E tra l'altro nella versione Barn ti mette sul tuo terreno i token Ojama. È fastidiosissimo. Io l'ho utilizzato Mystic Mine Chain Barn. È rotto allo schifo. Cioè, naturalmente è un mazzo che per carità ha tantissime debolezze, però è rotto perché fa letteralmente tilt del tuo avversario. Cioè, veramente, io ho piazzato Mina, il turno dopo il mio avversario mi ha detto subito: prendi la vittoria. Fa letteralmente quittare la gente Mina. Io mi aspettavo Altergeist al secondo posto, però effettivamente Altergeist più odiato di Mina. Al massimo Altergeist odiato insieme a Mina, perché in Alter si gioca Mina, quindi un secondo posto meritatissimo, assolutamente. Poteva essere superato soltanto da una cosa: un mazzo che ha dettato legge nei mazzi odiati. Cosa può superare in odio mazzo più odiato, un mazzo che si basa su una monocarta che non fa attaccare, non fa attivare gli effetti, un intero archetipo che ha un insieme di carte che non ti fanno fare tutto questo, e sono pure tante, cioè non ti fanno fare un sacco di cose queste carte. E poi sto mazzo si fa i più in mano, non appena ha dei problemi con una carta, magari se la tributa. Tru Draco è l'apoteosi della merda. È ovviamente e giustamente il primo classificato di questa classifica. Io non ho parole per questo mazzo, veramente. È un mazzo stupido che si può permettere, cioè non si può permettere, vive soltanto di Floodgate. È assurdo veramente. Fortunatamente gli hanno shottato tutti i peschini e
in particolar modo Demise. Demise era la totteccata che salvava quel mazzo. Pescavi 3, punto. Poi la mano non la mandavi al cimitero, perché qualcosa la facevi con quelle tre carte. Quanta skill per un mazzo, cioè, tanta skill, tanta abilità nel giocare un mazzo del genere. E poi, vabbè, gli hanno shottato anche la terreno Diagram, hit sacrosanto in Manlist. True Draco merita di schiattare male, perché no? È antisportivo, come praticamente quasi tutti i mazzi che stanno qua dentro, perché, vabbè, Spiral non lo ritengo antisportivo, Pendulum no, FTK assolutamente sì, Orcus non è antisportivo, però è un mazzo di merda, Sub-Zero è antisportivo, Sala non è antisportivo, Altergeist per alcuni versi lo è, purtroppo, Dino non mi sembra sia antisportivo, Mystic Mind, ma... True Draco, porca troia, True Draco. Però io tuttora attualmente odio di più Guru Control rispetto a True Draco. In ogni caso, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. E mi raccomando, votate qua sotto i vostri mazzi più amati di sempre. Noi ci vediamo domani nel 15 con un nuovo video. Ciao ragazzi.